Oggi qua è l'amministrazione 2.0, perché ogni giorno c'è qualcosa in più. Oggi i cambiamenti, e tra l'altro poi ci dite come fate a sapere tutte le cose prima, va bene. Perciò è inutile fare la conferenza stampa, perciò lo sapete prima, lo scrivete, perciò non lo so. Vabbè, in ogni caso non ci sono cambiamenti e non si condanna nessuno. Qui non è stato preso qualcuno perché rappresenta, come si dice in qualche posto, a cui appartieni. Qua non appartiene nessuno a un gruppo di potere. Oh. O di partito. Non c'è qualcuno che ci può tirare dalla giacca o dalla maglietta. La novità ovviamente della nostra giunta, che può fare cose belle, meno belle, errori, alziamo la mano, ho detto in più occasioni in questi 2 anni e mezzo che abbiamo sbagliato, abbiamo l'umiltà di dirlo alle persone che abbiamo sbagliato. Non mettiamo da parte, anzi da sempre fra di noi diciamo, quando e se ci saranno dei cambi, non sono cambi perché mettiamo da parte le persone. Gli altri toglievano le persone, le mettevano con un colpo di penna. Qui non togliamo nessuno e vogliamo che chiunque continui a lavorare, perché ci interessa che la nave vada avanti in una direzione precisa. Perciò, guarda, non ci sentiamo i primi della classe di niente e di nessuno. Siamo diversi per Costituzione. Non vogliamo dare giudizi sugli altri, a quelli che c'erano prima. Noi diciamo sempre sulla questione economica di quello che chiaramente abbiamo davanti. Questo lo vogliamo ricordare perché le difficoltà sono enormi per questo, e non sono bruscolini. Io ringrazio tutti e tre gli assessori che voi già sapete, che sono Guido, La Panarello, chiaramente Tonino. Però, ripeto, tutti e tre hanno lavorato e dico grazie al lavoro che hanno svolto, che hanno fatto. Il ringraziamento a Guido è totale. Lui, per senso di responsabilità, aveva preso tutte le sue deleghe, me le ha consegnate e mi ha detto che voleva fare il passo indietro e si era dimesso da tutto. La vice sindacatura, che diventa frutto di una rotazione improvvisa, perché di questa idea è spuntata adesso, e non è proprio una. Quindi questo significa fra due mesi, che fra due mesi cambia anche l'assessore Cacciola, e perché Cacciola e non Decola. Io vorrei capire questo cambio. Volete Decola? No, io non voglio nessuno, nel senso non sono io che amministro questa città. Perché dare il ruolo di vice sindaco improvvisamente? Dopo sì che improvvisamente, la rotazione mi pare che è spuntata stamattina. Ma ora abbiamo fatto la voglia di dover fare questi cambi proprio ora, in coincidenza anche della presa di coscienza e di responsabilità. Facciamo autocritica noi. Cambiate la rotta sull'aspetto economico e finanziario. Ma guarda, la rotta è quella di migliorare questa città. Non abbiamo invidie tra di noi. E allora Guido, dico grazie davanti a tutti. Abbiamo fatto questo errore, Guido si sente ovviamente responsabile e con grande senso di responsabilità e di umiltà ha detto: io esco fuori totalmente. Ha sentito il peso sulle spalle di un problema grosso che, tirato più a lungo oltre il 31 marzo, ha creato una serie di problemi. Lui si è sentito con tutta la responsabilità di dire: io rimetto il mio mandato. Io ritenevo corretto, diciamo, di fronte ad una difficoltà che si era creata per un segmento specifico dell'amministrazione che era affidata a me politicamente, assumermi questa responsabilità politica, cosa che ho fatto dicendo al sindaco: guarda, io sono a tua disposizione. Ma è lo stesso spirito che avevo annunciato già tempo addietro in commissione, ed è lo stesso spirito di sempre. Cioè, per me, credo per noi, le nostre deleghe sono tutte nelle mani del sindaco dal 25 di giugno del 2013. Abbiamo cercato di prendere il rimedio, ma non perché condanniamo. Io devo dire grazie, perché il lavoro era ancora più complesso di prima, ci sono trovate più difficoltà, abbiamo trovato persone esterne che aiutano. Se l'avessero fatto 10 anni fa, questo lavoro delle badanti, come voi dite, noi a quest'ora eravamo oggi qua, il lavoro di 10 anni prima eravamo con tutto che funzionava. Il bilancio, ok, lo passeremo a Luca Heller, che è qui e che è una persona, ovviamente, con un suo curriculum, con una sua esperienza, stimato in tutta Italia. Ha lavorato in questo comune in questi 4 mesi, è un posto delicato che abbiamo visto che può creare tanti problemi. Chiaramente abbiamo trovato una persona che riteniamo non all'altezza di più. Da qui a poche settimane ci saranno altre novità, voi già potete scriverle perché le sapete.